Dalla barca annotiamo tutti i comportamenti di ogni singolo squalo su apposite schede suddivise. Dalla gabbia invece seguiamo gli squali con delle apnee, al fine di non spaventarli per far sì che si mantengano più vicino possibile agli operatori subacquei. Tutto questo serve per fornire ulteriori informazioni biologiche, quali sesso e comportamenti di profondità, unitamente a segni particolari, cicatrici, morsi, marcature o altro, che sono molto utili in caso di riavvistamento dello stesso esemplare nel corso delle giornate. I dati scientifici vengono così elaborati. Per sesso. I maschi sono facilmente riconoscibili poiché presentano i pterigopodi, che sono due estensioni della pinna pelvica. Per età. Chiaramente non è possibile dedurre l'età osservando l'animale dalla distanza, pertanto cataloghiamo come adulti gli squali maschi oltre i 3,80 m e le femmine oltre i 4,5 m. Questo perché a tali dimensioni raggiungono la maturità sessuale.